Eccolo, eccolo. Dai che ce la fai, dai che ce la fai, dai che ce la fai, dai che ce la fai. Ma dove vai questa macchina? Così qua ragazzi, siamo in questo nuovo video della Mordi Vita da Gangster. Come vedete siamo nella visuale di CJ, appunto perché Tracy e Franklin non ci sono ragazzi, sono nel viaggio di nozze, io mi devo incazzare, sono geloso. Guardate qua dove siamo noi ragazzi, è giusta sta cosa. Comunque cosa faremo in questo video? In questo video riprenderemo le gare clandestine, appunto perché in generale è da molto che non le facciamo le video e poi soprattutto con CJ non le abbiamo mai fatte, quindi credo che sia arrivato il momento giusto. E poi qua come vedete abbiamo la macchina di Franklin ragazzi, la BMW M5 Touring, davvero davvero bella ragazzi. Vediamo un po' com'è. Ok, fai pure qualche piccolo burnout. Vediamo un po'. Ok, ci sta ragazzi. Adesso come sempre ci dirigiamo dai Vagos, ma passeremo prima dai Ballas, appunto per farvi vergognare un po' ragazzi, perché è sempre bello far vedere che ci abbiamo ste macchine. Quindi vai CJ, corriamo subito là, questa strada qua, fatti sentire un po'. Ok. E nulla ragazzi, comunque non dovremmo avere grossi problemi con la macchina. Stiamo parlando comunque di una BMW nuova. Abbiamo comunque il launch control, motore nuovo, comunque una macchina fresca. Dovremmo vincere, a meno che comunque non si presenti una Lamborghini, qualche macchina comunque dal drag race, allora lì avremo difficoltà. Però così come sta ragazzi, cioè potrebbe veramente fare belle cose. Infatti adesso andiamo subito lì, vediamo pure che macchine ci sono. Ok, siamo nella zona dei Vagos, vedo subito una Mitsubishi Lancer, poi una Mercedes S500, una BMW MRG80, una Porsche, e dovrebbe mancare la Mercedes S63 ragazzi, che sicuramente arriverà a momenti perché me ne hanno parlato e hanno detto che dovrebbe venire. Ok, da quello che vedo è stato chiuso il traffico, vediamo un po' che macchina abbiamo ragazzi qua. Vediamo un po' che macchina abbiamo. Allora abbiamo detto, abbiamo una Mitsubishi Lancer Evo Evolution, la nostra M5, la S500 ragazzi, potentissima questa, nasconde sicuramente qualche segreto, M3G80, bellissima pure questa, e infine la Porsche GT3 Arcade ragazzi. Poi dovrebbe presentarsi come vi ho detto la Mercedes S63. Allora andiamo avanti, facciamoci un giretto veloce come state vedendo ragazzi, veramente top 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 tutte quante. Questa qua potrebbe comunque spaventarci, potrebbe fare qualcosa. Ragazzi, questa macchina qui la vedo bella kittata, guardate qua. Bellissima, bellissima veramente. Direi che possiamo iniziare, partiamo subito con la prima macchina ragazzi, vediamo un attimo chi ci vuole sfidare. Ok ragazzi, prima sfida, M5 nostra contro la S500 gialla, vediamo un po' cosa possiamo fare. Prepariamoci, vai, appena che lei dà il via ragazzi ci buttiamo, spacchiamo tutto, spacchiamo tutto. Vai CJ, schiaccia tutto, 3, 2, 1, via, vai, vai. Vediamo un po' ragazzi, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Ci sta dietro, non sembra, ok, si sta avvicinando mi sembra, vediamo un po', ma ce la facciamo ragazzi, ce la facciamo, perfetto, perfetto. Prima sfida vinta, M5 versus S500, lo abbiamo stracciato ragazzi, poteva dare di più, poteva fare di più, ma siamo stati migliori noi, che ci possiamo fare qua. Oh perfetto ragazzi, eccolo qua, è arrivato quello là con la S63, 3, 2, 1, vai, dai, go, 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 vediamo un attimo dove sta, eccolo, eccolo, dai che ce la fai, dai che ce la fai, dai che ce la fai, dai che ce la fai. Ma dove vai questa macchina? Vinciamo noi ragazzi, vinciamo noi, perfetto. Secondo battuto. Abbiamo battuto entrambe le Mercedes ragazzi, quindi sono tutte quante macchine tedesche, ma noi abbiamo avuto la meglio, noi abbiamo avuto la meglio. Vediamo un po' il prossimo sfidante. Ok ragazzi, eccoci qua, prossimo sfidante M3G80. Vediamo un po' cosa riesce a fare. Dai. Dai. 3, 2, 1, go, go. Vediamo un po', vediamo un po'. Dai, dai, dai che lo battiamo, dai che lo battiamo, dai che lo battiamo, dai che lo battiamo, dai, dai, no, no. Mannaggia ragazzi, ci ha battuto questo. Vabbè, vabbè, ci può stare. Due vinte e una persa ragazzi. Ma avete visto? La BMW
Alla fine ha dato il massimo, mamma mia, alla fine ha dato il massimo, ragazzi, mannaggia, mannaggia. Ok ragazzi, siamo contro la Porsche GT3 Arcade, bella potente pure questa, preparati dai. Ok. 3, 2, 1, via, dai, via, vai, vai, vai. Non ti far superare, ci sta raggiungendo ragazzi, è più veloce sicuramente. Ti prego, no. Vabbè, vabbè ragazzi, ma che vogliamo farci qua? Comunque sta guidando CJ e comunque la Porsche è la Porsche, quindi ci sta, ne abbiamo vinte due e due perse, quindi pareggio possiamo dire. Oh perfetto ragazzi, siamo contro la Mitsubishi Lancer Evo. 3, 2, 1, via, via, vediamo un po', la sento, dai, dai, è diventata nera adesso, dai, dai. Oh, abbiamo vinto noi, e te pareva. Oh, hanno scoperto il posto i poliziotti ragazzi. Comunque adesso andiamocene via. Abbiamo terminato le gare clandestine, abbiamo fatto veramente un po' tutto. Siamo stati velocissimi stavolta, Dai, ci vediamo non appena prendo l'Optimax, ragazzi. Intanto vediamo un attimo qua che si dice. Vabbè, facciamola questa piccola tirata. Vai. Oh, oh. Ok. Perfetto. Perfetto, ragazzi, perfetto. Nulla, ci vediamo con l'Optimax. Perfetto ragazzi, eccoci qua, siamo ritornati di nuovo con CJ, siamo nelle case di Grove Street, quindi robe veramente bellissime ragazzi che non vi ho mai fatto vedere. Infatti siamo proprio nel quartiere dei Families e finalmente abbiamo messo la possibilità di avere le case abitabili come vedete, quindi questa qua è una delle tante. Mi sono un po' tagliati i capelli, come vedete ragazzi ci siamo un po' rilassati dopo le gare clandestine. Adesso comunque scendiamo, prendiamo l'Optimax ragazzi e ci facciamo un giretto. Vai, 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 scendi, scendi, ok. Vi faccio pure vedere una specie di circoletto. Avete presente quello dove siamo partiti all'inizio di questo video, ragazzi? La porta stava chiusa, adesso invece è aperta. Guardate qua, tanto usciamo. Mamma mia, ragazzi, se Franklin sa che abbiamo preso sto scooter è finita, si incazza. Si incazza tantissimo. Comunque, vedete dove stavamo prima? Guardate qua, si può entrare. Ed è una specie di circoletto, quindi ragazzi ci si può rilassare. È una specie di copertura, ok? Una specie di copertura. Quindi comunque sì, si gioca a biliardo, si fanno robe, però poi qua si spaccia pure ragazzi, quindi è veramente strafigo. Comunque dai, facciamoci un giretto, andiamo un attimo a fare un servizio ragazzi, che devo comunque spacciare ancora. Qua come vedete c'è poca gente, si è fatto un po' tardi qua. Ok. Andiamo, andiamo di qua, andiamo di qua. Posto, andiamo avanti così. Allora dobbiamo andare un attimo a Bainbull Deals ragazzi, e diciamo appunto per fare questo scambio di soldi e sostanze. Quindi dai, vai, andiamo un po' con questo Optimax. Vai CJ, vai CJ. Oh, eccolo qua ragazzi, è la prima volta che lo guidiamo, vai. No, aspetta, la polizia ragazzi. Speriamo che non ci ha visti. Speriamo che non ci ha visti. No, sembra che sta salendo ragazzi. Vediamo. No, ci sta inseguendo. Scappa CJ, scappa. Ora scappa. È più importante salvare lo scooter che noi stessi ragazzi, perché se questo qua lo perdiamo Franklin si incazza, Vedi qua che forse non entra. Ci sta ancora dietro. Sì. Vai, 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 vai. Ok, si è bloccato un po'. In penna. Ce l'abbiamo dietro, sì, ce l'abbiamo dietro ragazzi. Ma possiamo farcela, possiamo farcela. Possiamo farcela, possiamo farcela. Andiamo di qua. E io so già dove andare, so già dove farlo sbattere. Mannaggia, ci sta incollato questo, Lo facciamo sbattere. Ora giriamo all'improvviso a destra, qua nel mercato. Ok. Sbattuto, perfetto. Andiamocene ragazzi, mannaggia, levatevi. Fate largo. Ok, mannaggia, ci sta ancora dietro questo. Ci sta ancora dietro. Vabbè, ho capito cosa devo fare. Allora, 1, 2, 3 qua. Vai.
Buono così. Ributtati. Oh, lo stiamo seminando, andiamo di qua. Ok, forse non esce. No, eccolo, mannaggia ragazzi. Andiamo a Grove Street, dai, è meglio. Andiamo di qua, andiamo di qua, andiamo di qua, andiamo di qua. Li conosciamo sti posti, li conosci CJ, dai che ce la fai, vai di qua. Ok, 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 ok. Buono, buono, sbatterà? No, sbattuto, sì. Vediamo un po'. Ce la possiamo fare. No, sono caduto. Sono caduto, mannaggia. Cosa vogliamo fare? Non ho fatto niente. Non ho fatto niente. Mi è mancato stop. L'inseguimento. Non sono nulla quindi. Quando te? Andavo di fretta. C'era mia mamma che sta poco bene. Agente, mi lasci andare per favore. È un'emergenza. Questa scusa l'hanno usata troppe volte, ormai non ci casco più, piace. La prego, faccia quello che vuole ma non mi sequestri quella moto, è importante per me. Importante, intanto l'R senza casco. È manca... a posto, lo scooter è a posto, eh. Si vede, guarda. Senza specchietti. Forse la targa si salva, il DB Killer non c'è, le gomme sono finite. Come la vogliamo mettere? Ma è la moda, questo scooter va così, senza gli specchietti, lo sa come siamo noi. A me non noi. Interessa la moda, è la legge, mi spiace. Ma non me lo può sequestrare, è importante questo scooter. Devo chiamare anche gli attrezzi qua. No, forza. no, la prego, la posso pagare ora in contanti, e... però chiuda un occhio, per favore. Mi spiace, dopo quello che mi ha fatto fare l'inseguimento, no, se si fermava subito potevo anche lasciarla andare. Ma no, non può succedermi questo, veramente, non può. Può venire a riprendere pagando in centrale, ma no, non posso lasciare. La prego, faccia finta che non è successo niente. Mi faccia una multa e me ne faccia andare, solo questo. No, qui ma io posso lasciarla andare senza multa, ma se il motorino lo devo sequestrare. Ma non è il mio. A me non interessa che non è il suo, anzi è peggio se non è il suo. Non faccia così, cioè mi deve capire. E la posso anche capire, anch'io facevo così da ragazzo, ma purtroppo è così la legge, mi spiace. Carl Jackson. Residente dove? Chamberlain Hills. Sequestro, metto solo perché, ma per mancanza di DB Killer, non specifico il resto, sono buono. Se no sarebbero 6 mesi di sequestro. Può mettere una firma per sotto qua? Sì, mi dia un attimo. Ok, fatto. Secondo me riesco a compilare. Ragazzi, mamma mia, non ci voleva proprio sta storia. Adesso chiamerò anche attrezzi e viene via con me. Lo tratti bene questo scooter, sì, vale sì. Tanto. Lo so cosa costa questa macchina, ci preoccupi. Mi spiace che ne sia capitato... oggi. No, non ci voleva proprio questa storia. Ho guidato bene fino a poco fa. E poi c'è stato lei, dai. Ma perché si è messo lì? Mandate quella partita di Los Santos oggi, mi spiace. Se concludiamo il... Me ne vado. Arrivederci, agente. Arrivederci. Mannaggia ragazzi, non doveva succedere proprio sta cosa. Ma hai capito, Franklin si incazzerà a morte con noi ragazzi. Si incazzerà a morte per questa storia. Porca miseria ragazzi, lo sapevo. È normale che per qua bisogna mettere il titolo CJ l'ha combinata grossa. Guardate cosa è successo. Si è fatto sequestrare l'Optimax, il veicolo preferito da Franklin, da un poliziotto. E ci siamo pure comportati da scemi ragazzi, da stupidi, da bravi ragazzi. E che potevi fare ragazzi con un poliziotto? Non potevi aggredirlo. Cioè finivi solamente male per essere arrestato. Quindi a questo punto prenditi lo scooter e finisce lì. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di questa storia. Con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo video.